Bene, ciao a tutti, bentornati e benvenuti su questo nuovo video di Fanatec Go Reloaded. Come vedete ho ripescato un video che avevo già pubblicato nel mio video precedente, nel mio canale video precedente, che parla appunto della Citroen DS, questa macchina particolare che aveva una caratteristica, cioè quella di autolivellarsi, sì. C'aveva un sistema di ammortizzazione particolare, e infatti lo vedremo bene nel video, quindi ho ripescato questo video abbastanza interessante e vorrei riproporre. Grazie a tutti per la visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima! Fu presentata al Salone dell'Automobile di Parigi del 1955, in cui vennero raccolti ben 80.000 ordini. In quel tempo c'era la necessità di realizzare qualcosa di veramente speciale nel settore automobilistico, e una di queste caratteristiche speciali di questa macchina furono le sospensioni, che dovevano anch'esse produrre qualcosa di nuovo, ed infatti erano allo studio delle sospensioni idropneumatiche, che avrebbero decretato il successo della futura DS. Come ho già detto nell'intro, prima della partenza le ruote posteriori venivano livellate e quindi, essendo più basse, si alzavano. Tale sistema di sospensione consisteva in quattro sfere di acciaio, una per ruota. Ogni sfera era riempita per metà di olio e per metà di azoto. Le due sostanze erano separate tra loro da una membrana. A vettura molto carica o anche in caso di fondo stradale sconnesso, la vettura procedeva ad un autolivellamento del corpo, che avveniva tramite una pompa a 7 pistoni. Oltre a questo particolare sistema, la vettura fu studiata per essere molto aerodinamica. Erogava fino a 75 cavalli con una velocità di 140 km orari, e nel 1961, con la seconda serie, tale velocità raggiunse i 150 km orari, grazie ai suoi 83 cavalli. Nel marzo del 1962 vi furono alcuni aggiornamenti al motore, con testata ed alloggiamento candele perfezionati. Il 25 agosto del 1964 fu introdotta la ricchissima versione Pallas, disponibile però solo in grigio. Furono anche realizzate le versioni berlina, cabriolet, break e le fuoriserie Croisette, Palm Beach, GT19, Stelvio e molte altre. Grazie a tutti per l'ascolto e al prossimo video.